Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un po' di novità. Allora, iniziamo con la Borturan, la nuova palette della Urban Decay. Questi sono più o meno i colori che ci sono. Vedete, c'è una carrellata di... Allora, costa 51 euro, poi vabbè. Ho avuto lo sconto 10 euro in meno, quindi va sempre bene, perché l'ho presa quando quando c'era il 20% di sconto. È una palette che fa pensare molto ai viaggi, come potete vedere. L'apertura e la chiusura sono magnetiche, abbiamo un comodo specchio e un sacco di colori. 21 colori. Questi sono i primi colori, questo è il primo, si chiama Breakaway, questo si chiama Stranded, molto bello, questo Blaze, Weekender, questo non mi piace proprio per niente, questo è molto bello però scrivo un po' meno, Still Shot, quindi diciamo lo dovete prelevare di più. Questo si chiama Reef e Good as Gun. Allora, questo è il Ride. Questo si chiama El Ride, questo si chiama Baia, questo molto bello Accelerate, poi Guilty Trip, bello questo, anche questo Ignite, Smog e Wanderlust. Questi qua sono ultra pigmentati, sono veramente belli, somigliano a quelli della palette, dell'ultima palette della Huda Beauty. Io aspetto l'arrivo della palette Norvina della Anastasia Beverly Hills, vediamo un po' quando arriva, speriamo forse intorno al 18 agosto. Quindi non si sa ancora. Adesso veniamo all'ultima riga di ombretti. Allora, questo è stupendo. Si chiama Wild Heart. Questo Punk. Double Life. Jet. Questo è proprio un nero come tutti. Drift. Radio. E Big Sky. Allora, questa diciamo è una palette per me molto bella, ci sono dei marroni però diciamo ci sono alcuni di questi sono marroni che anche se diciamo se fossero marroni normali a me non piacerebbero proprio per niente. Invece queste devo dire che mi piacciono proprio perché, adesso ve li faccio rivedere, questo anche se è chiaro, come potete vedere è tutto sbrilluccicoso, così come questi, poi ci sono anche questi tre verdi, sono tutti quanti sbrilluccicosi, questo pure è molto bello, quindi... Sono veramente bei colori. L'unico marrone che non mi piace, anzi gli unici due, questi qua che non mi piacciono, Reef e Good as Gun, non sono sbrilluccicosi, sono diciamo colori normali che non hanno tanto impatto. Allora, più o meno i colori scrivono tutti bene, tranne ci sono, allora scrivono tutti. Ci sono quelli che scrivono un po' meno.